siamo all'interno dello stand di Medici Senza Frontiere, al Salone del Libro di Torino 2011, e siamo qui perché all'interno dello stand viene riprodotto un centro nutrizionale per il trattamento della malnutrizione. Quindi la prima domanda è proprio sulla definizione che usate voi di Medici Senza Frontiere sulla malnutrizione. Che cos'è esattamente la malnutrizione? Allora, la malnutrizione è il risultato di un'alimentazione scarsa e povera di tutti gli elementi che servono per lo sviluppo dell'organismo, soprattutto in questo caso parliamo di bambini, quindi una dieta povera di proteine e povera di micronutrienti essenziali. Lei fa parte integrante di Medici Senza Frontiere e da un punto di vista proprio dei dati, di alcuni dati che possono essere di interesse, sul problema della malnutrizione su che livelli andiamo, nel senso quali sono i dati più significativi? Allora, le cifre parlano di all'incirca 200 milioni di bambini nel mondo affetti da malnutrizione, parliamo di bambini al di sotto dei 5 anni, di questi 20 milioni hanno un tipo di malnutrizione severo. Medici Senza Frontiere ha ricostruito un centro appunto per il trattamento della malnutrizione, poi si vedrà all'interno del video. Quali sono i punti più difficili nel trattamento di questo che avete definito prima una vera e propria malattia? Allora, prima di tutto il primo problema è fare arrivare i bambini ai nostri centri, perché spesso ovviamente lavoriamo in zone rurali, per cui questo è il primo dei problemi, e il secondo appunto è lo stadio a cui arrivano i bambini quando arrivano nei nostri centri. Spesso arrivano molto tardi, quindi sono bambini che necessitano di essere ricoverati in terapia intensiva. E l'altro problema ovviamente che portiamo in essere in questo centro è il fatto che non sempre sono disponibili gli alimenti terapeutici pronti all'uso, che hanno dimostrato ormai la loro efficacia nel trattamento della malnutrizione. Per quanto riguarda i prodotti che vengono inviati, c'è una differenza sostanziale, ci spiegava anche prima il video, su quello che è realmente utile, invece c'è quello che aumenta ancora di più il divario tra corretta nutrizione e problema che voi andate a trattare. Sì, i paesi donatori circa 45-50 anni fa hanno stabilito un tipo di alimento che viene spedito in questi paesi, che sono delle miscele di farine di soia e di grano arricchite, farine che non trovano il loro spazio in realtà nel trattamento della malnutrizione, perché in questi ultimi decenni si sono fatti passi avanti dal punto di vista scientifico sul comprendere i meccanismi della malnutrizione e sono stati elaborati degli alimenti terapeutici assolutamente più efficaci. Per esempio, nel video vengono fatti alcuni esempi, possiamo darne... Un esempio è questo prodotto pronto all'uso che si chiama Plumpinat, è un prodotto che esiste da più di 10 anni, è una pasta di arachidi che è arricchita con proteine del latte, con un complesso multivitaminico e alcuni micronutrienti come il ferro, lo zinco e il magnesio. Sono prodotti che non necessitano di essere cucinati, ma sono appunto, come dice la parola, pronti a essere consumati, e una di queste bustine ha 500 calorie. Un'ultima domanda, come mai lo stand di Medici Senza Frontiere Salone del Libro e qual è l'obiettivo di quest'anno? Immagino che ogni anno ci siano degli obiettivi precisi. L'obiettivo è prima di tutto informare, fa parte del nostro mandato non solo portare aiuto medico ma anche informare di quello che noi vediamo. Il perché è la dimensione del problema, abbiamo detto che riguarda 200 milioni di bambini, e oggi noi siamo qua per presentare una petizione che si chiama Starved for Attention, affamati di attenzione, con la quale chiediamo ai paesi donatori di cambiare il tipo di aiuti alimentari che vengono spediti nei paesi che necessitano aiuti. Appunto, chiediamo che questi paesi, ma in particolare appunto i bambini, possano ricevere questi alimenti terapeutici che hanno dimostrato la loro efficacia nel trattamento della malnutrizione, ma soprattutto l'evidente superiorità nel trattamento della malnutrizione, che è una malattia. Il messaggio è che il cibo non basta. Grazie.